A 37 anni di distanza, la box Ostiamare vede nuovamente salire sul ring un suo pugile professionista. Davide Milesi, 29 anni, di Ostia, ha fatto il suo debutto a torso nudo, affrontando e battendo al Palasantoro di Roma il palermitano Ignazio Di Bella. Milesi ha raccolto così un ideale testimone da Gianni di Napoli, che tra i professionisti aveva esordito nel lontano novembre del 1986, iniziando una carriera che lo ha poi portato a fregiarsi del titolo italiano dei Piuma e dei Super Piuma e a battersi anche per la corona europea. Davide Milesi ha 29 anni e combatte nella categoria dei massimi leggeri. Approdato una decina di anni fa alla box Ostiamare, ha disputato il suo primo match l'8 marzo del 2014, mettendo in fila tra i dilettanti 41 incontri. Nel suo palmarè, 3 titoli regionali, diverse partecipazioni ai campionati italiani assoluti ed una vittoria in maglia azzurra nel 2018 contro la Moldavia. Il pugile lidense ha inoltre ottenuto per 3 volte il titolo di vice campione italiano universitario, regalando alla Sapienza il primo argento della sua storia nella categoria dei massimi. Nel suo primo match professionistico, Milesi ha avuto agevolmente la meglio sul mestierante di Bella, combattendo in scioltezza e vincendo soprattutto l'emozione dell'esordio. Com'è andata soprattutto a livello emozionale questa prima avventura fra i professionisti? Beh sì, è stata difficile comunque gestire l'emozione, però sono salito determinato comunque sul ring, ho fatto un incontro deciso, nonostante comunque le difficoltà del primo impatto, con un guanto nuovo, col fatto di essere a petto nudo, però è stata, cioè, la mia determinazione ha vinto l'emozione. Senti, è stato il tuo primo match da professionista, questo mondo del professionismo cosa deve aspettarsi da Davide Milesi? No, adesso questo è stato solo il primo gradino, chiaramente. È stato il primo gradino superato e devo arrivare assolutamente al titolo italiano, questo è l'obiettivo al momento, step by step. E per Davide Milesi la sua seconda fatica a torso nudo è prevista per il prossimo maggio. Da Ostia per Canale 10, Alberto Tabbi.